Buonasera, ben ritrovati, seconda edizione in diretta anche per questo mercoledì. In apertura parliamo delle gravi conseguenze per quanto riguarda anche l'assetto idrogeologico del territorio che il maltempo e anche quanto avvenuto, pensiamo alle esondazioni all'origine della catastrofica alluvione di Ogni Santi, ha provocato nel sistema veneto. Servono 2 miliardi di euro per un ripristino in questo senso. A dichiararlo è stato l'assessore alla protezione civile del Veneto Daniele Stival, che ha partecipato ad una cerimonia di cui parleremo tra poco. Coerenza anche nell'estrema difficoltà. 5 comuni del Padovano interessati dall'alluvione di Ogni Santi sono stati premiati con un assegno da 20.000 euro a testa da un consorzio di imprese che si occupa di riciclaggio per il loro impegno nella raccolta differenziata anche nella drammatica lotta della comunità locale contro acqua e fango. Presente alla cerimonia tenutasi nell'aula consigliare della provincia di Padova, l'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Daniele Stival, aspramente criticato dagli stessi sindaci dopo averli accusati di incompetenza nel fronteggiare l'emergenza. I sindaci sono persone che vanno rispettate, sono politici, però ahimè hanno questo ruolo che lo impone la legge, non Daniele Stival, che è quello di essere autorità di protezione civile, e questo comporta e implica tutto una serie di conseguenze che devono sapere e devono soprattutto tutelarsi affinché i cittadini siano a posto, ma anche loro dal punto di vista civile e penale. Per cui il mio ruolo, che è quello di coordinare la protezione civile e non di andare con la pala nel territorio, perché non abbiamo e non siamo strutturati così come protezione civile del Veneto, il mio ruolo è quello invece di tutelare i cittadini da una parte ma anche i sindaci dall'altra. Gli vorrei dare un consiglio a Stival. Quando deve parlare a fare dei giudizi sui sindaci dovrebbe fermarsi un attimo, contare fino a 10 e poi stare zitto. Anche perché l'avete visto ben poco durante questa emergenza. Mai. Quindi io ho passato 2 mesi in trincea e l'assessore Stival, dovrei fare un'altra battuta io e dire chi è, perché non l'ho mai visto, e quindi dovrebbe prima imparare a capire cosa sono i sindaci e cosa fanno e dopo emettere giudizi. Io dico che l'assessore Stival, prima di attaccare i sindaci e dire che dobbiamo andare a scuola, dovrebbe farsi un bel esame di coscienza, guardare quello che abbiamo fatto, come ci siamo comportati, gli strumenti delle volte abbastanza carenti che ci hanno messo a disposizione, e se vuole mandarci a scuola ci inviti a Venezia, ci spiega come deve formarci e noi andiamo a scuola volentieri, non da lui però. L'avete visto scorrere in sovraimpressione in www.tg7nordest.com, il sito online dove potete trovare i servizi visti oggi come nei giorni e nelle settimane precedenti. TG7 si chiude qui, vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e vi auguro una felice conclusione di giornata. Arrivederci.